Bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui ragazzi con un video speciale, perché anche questa volta siete proprio voi ad aver partecipato a questo video. Questo perché ragazzi, qualche giorno fa sul mio profilo Instagram ho caricato una story dove appunto vi ho comunicato che sarei andata a registrare un video speciale e dove voi avrete appunto partecipato a questo video. Quello che vi ho chiesto di fare ragazzi era quello di scrivermi su Instagram in direct, quindi un messaggio in privato, con un vostro diciamo evento paranormale che vi è accaduto nel passato o comunque di recente. Quindi un evento un po' strano, un po' ambiguo, un qualcosa che vi ha diciamo trasmesso tanta paura. Insomma, ci siamo capite, robe paranormali. Quindi oggi quello che andrò a fare io non sarà nient'altro che appunto fare una reaction e vedere appunto cosa vi è capitato, perché sinceramente sono molto curiosa. Per il resto ragazzi già lo sapete, se anche voi volete partecipare a un mio prossimo video non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati, perché da un giorno all'altro posso pubblicare una story dove vi comunico che andrò a registrare un video e tramite la story vi dirò cosa andrò appunto a fare. Quindi seguitemi su Instagram e rimanete sintonizzati. Per il resto ragazzi già lo sapete, lasciate un bel like a questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere come prossimo video speciale. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo ai vostri messaggi. Allora, primo messaggio di Antonino che ci scrive: ciao, la mia esperienza paranormale è stata più di 5 anni fa, dopo la morte di mio zio. Io abito al primo piano della casa e lui abitava sotto di me. Una porta soltanto divideva le scale e stava sempre chiusa a chiave dopo la sua morte. Una sera ero in casa con mia cognata e di notte sentiamo un rumore strano, per poi trovare quella porta aperta. Eravamo soli in casa. Cioè, aspetta un attimo, quindi intanto mi dispiace per tuo zio. Quindi fondamentalmente dopo la morte di tuo zio appunto c'era questa porta che tenevate sempre chiusa a chiave, ma durante la notte, quindi avete sentito un rumore forte, un rumore strano e la porta era aperta. Una cosa molto ambigua. Sarebbe da capire effettivamente se, cioè, è una cosa strana, perché se effettivamente eravate da soli a casa e ne è ovviamente la conferma che nessuno abbia aperto la porta o altro, cioè è una roba un po' ambigua effettivamente. Cioè io non so come hai reagito tu a questa cosa, ma io mi sarei cagata letteralmente addosso, perché io ragazzi ancora oggi ho la paura veramente per il minimo rumore che io sento in casa. Vi giuro vado in panico, comincio a essere veramente paranoica, dico ci sta qualcuno in casa, vado a controllare, vado là tipo armata con coltelli, cose, insomma paranoica come non mai. Quindi non deve essere stata una bella esperienza, più che altro perché se era chiusa a chiave è molto strano che appunto si sia aperto. Un conto se la porta non era chiusa a chiave, ma in questo caso molto strano. Non deve essere stato sicuramente piacevole per te. Ma adesso però passiamo al secondo messaggio. Allora, un giorno ero andata a dormire da un mio amico. Era notte, dovevo andare in bagno, ma io ho paura del buio. Tranquillo, paura comune per quasi tutti noi esseri umani. Anche per me ancora, non dico che è una paura diciamo forte, ma ancora è un minimo di paura. Ma comunque, mi faccio accompagnare da lui. Siccome la casa ha due piani, siamo andati su un corridoio e abbiamo acceso la torcia. Ad un certo punto vedo qualcosa dietro l'angolo del corridoio e mi spavento tantissimo. Alla fine quella cosa che ho visto era la mia ombra. Ah ok, quindi diciamo che non era una cosa, diciamo un evento paranormale, ma semplicemente eri tu che comunque eri preso da un momento di paura. Poi sicuramente magari non conoscevi la casa del tuo amico, una casa a due piani, un corridoio e bla bla bla. Hai visto un'ombra e ti sei letteralmente cagato sotto. Vedila così. A me non si è potuto nemmeno andare in bagno, cioè hai fatto già tutto quanto prima nel corridoio. Cioè credo, in realtà spero di no, però nel dubbio in casa hai fatto due in uno. Quindi vabbè, non è un evento paranormale, non è nulla di strano, è una cosa che diciamo ti ha fatto paura ed è una paura in realtà molto comune, perché molte persone hanno paura del buio, anche ci sono persone a 40 anni che ancora hanno paura del buio, quindi non ti preoccupare, non sei l'unico. Quindi andiamo al prossimo messaggio, anche perché questo non era un evento paranormale ma era appunto una paura. Andiamo al next. Allora, qui abbiamo ragazzi un messaggio lunghissimo, quindi speriamo che ne valga la pena. Praticamente ero a casa in paese, Deliceto, presumo si pronunci così, non voglio dire nedasta. Stavo dormendo con il mio amico di paese perché avevo paura a stare da solo. La sera tardi, mentre dormivo, ad un certo punto mi sono svegliato, credendo che il mio amico dormisse. Ad un certo punto inizio a sentire passi di persona scalza in cucina. E ho capito che sei veticista. Mi scusi. Perché praticamente in questa casa di paese la cucina è separata dalla camera da letto da un semplice divisore che si chiude al soffietto. Ok, ho capito cosa intende. A questo punto inizio a spaventarmi perché il mio amico era con me nel letto ed in casa non c'era nessun altro. Così aspetto un po' per capire se fosse solo suggestione o meno. Ma questi passi iniziano ad essere sempre più palesi. Così decido di svegliare il mio amico che in realtà era sveglio. E mi fa: anche tu hai sentito quello che ho sentito io? E risponde: sì,
rumore di una persona che cammina. Allora, dopo qualche minuto passato a bisbigliare per capire cosa fare, accendiamo la luce ed andiamo in cucina. Ma ovviamente non c'era nessuno. Aspetta, qua mi parte l'ansia anche a me. Aspetta che continua ancora, andiamo giù. La mattina seguente è successa una cosa ancora più inquietante. Praticamente appena mi sveglio sento uno strano fruscio. Prendo gli occhiali, li indosso, esco dalle coperte per alzarmi, metto i piedi per terra e mi accorgo che la casa era completamente allagata. Ma come era completamente... Ma in che senso, zio? Corro in cucina e c'è il lavandino con i rubinetti aperti e tutto pieno d'acqua che sta... Ma questa è una scena di un film horror. La classica scena dei rubinetti d'acqua, dei lavandini aperti, con l'acqua che, diciamo, esce fuori dal lavandino e allaga tutta casa. Merda! No, aspetta, allora, io, nel senso, questa cosa, se è realmente accaduta in questo modo, cioè, io, se state in voi, avrei preso valigie, ciaone, e io da quella casa me ne andavo proprio nel giro di neanche 30 secondi. Cioè, una roba del genere è fuori di testa, anche perché se eravate soli in casa, cioè, non è che uno si mette ad aprire il rubinetto del lavandino così a cazzo e quindi dice, mamo, apro, faccio allagare casa. Quindi, una roba molto ambigua, cioè, questa cosa è molto strana. Sarebbe da capire se in quella casa è mai successo, diciamo, qualcosa di strano, quindi magari la morte di qualcuno, di un vecchio proprietario, perché in genere si dice che certi spiriti, certe cose, insomma, rimangano, diciamo, nella casa di quello, diciamo, che è accaduto, di quello che è accaduto in quella casa. Quindi molto strano, cioè io mi sarei veramente cagata addosso, devo essere sincera, perché una roba del genere con la casa allagata e i passi di una persona scalza di notte, mi sarei veramente chiusa in camera in un angolino a tremare come una foglia. Devo dire che questo per il momento è il messaggio e l'evento paranormale pauroso più forte, diciamo, che mi è arrivato per il momento nei direct. Quindi ora passiamo però al prossimo direct. Dove vivo io ci sono delle notti dove buio pesto. Una notte d'estate mi stavo ascoltando la musica seduto sulla mia finestra e guardando fuori ho visto due ombre nere correre per il mio giardino e non si capiva cos'erano, cosa fossero, vabbè. Il me da bambino quella notte fece fatica ad addormentarsi e niente, ho dovuto aspettare fino alla mattina seguente per scoprire che erano due gatti nei... No, vabbè, cioè, no. Ok, quindi diciamo che questo non è un evento paranormale, ma è, diciamo, un'esperienza di qualcosa che ti ha un po', diciamo, traumatizzato e trasmesso paura, perché mi immagino comunque da bambino che tu possa aver avuto tanta paura, perché vedere delle ombre così a caso fanno sicuramente paura. Però alla fine erano due gatti, quindi tutto ok, tutto bene, quel che finisce bene. L'importante è che non erano altre robe strane e mistiche, perché lì potrebbe essere un serio problema, quindi meglio che erano due gatti. Andiamo al prossimo. Ok, questo invece messaggio, evento paranormale, ce lo scrive la signorina Giorgina, la nostra Giorgina. Vediamo un po' cosa mi ha scritto quella nana. Qualche anno fa, quando ancora abitavo a Genova, mi sono imbattuta in un qualcosa di veramente bizzarro. Era estate, dovevo trascorrere diversi giorni a casa da sola. Quindi, come una brava donnina... Donnina de che? Mi toccava fare la spesa. Una mattina aprì la porta di casa per uscire e sul pianerottolo del condominio davanti a me vidi una sedia a rotelle chiusa appoggiata al muro. Già qui tutto un po' strano. Ma la situazione divenne ancora più ambigua quando tornai a casa con i sacchi della spesa e vidi davanti alla mia porta la stessa sedia a rotelle di prima, ma questa volta aperta. Ok, molto... Forse era un invito a farti sedere, probabilmente. Non lo so. Sono rimasta con l'ansia tutto il giorno fino a quando ho scoperto che era la sedia del mio vicino di casa che utilizzava per la moglie malata. Metterla davanti alla sua porta? No, e allora non è un evento paranormale. Cioè, ti sei cagata addosso perché sei palesemente una che si spaventa come non mai, pure se si muove una foglia fuori casa. Cioè, l'ha usata... È una sedia che usava per la moglie, l'avrà messa lì per sbaglio, non c'aveva, magari c'aveva pure l'Alzheimer suo marito e ha detto, ma questa è casa mia, la metto qua, invece è la casa tua. Non è un evento paranormale, ti sei spaventato perché vabbè, c'hai... Dai, ti spaventi per tutto. Giorgina, per favore, andiamo al prossimo. La sera in cui morì mio nonno successero delle cose abbastanza strane, tra cui la sua foto con mia nonna e nonché sua moglie ritrovata a terra completamente rotta la mattina. Merda. Dopo, senza che nessuno l'avesse mossa. Infatti la me di 7 anni si spaventò molto, per questo non entrai mai più in quella stanza. In realtà questa cosa non è la prima volta che se ne sente parlare, tipo che quando magari muore un nonno o una nonna che si trovano tipo delle foto vecchie di quella persona tipo rotto per terra o tipo rigirata sul comodino. Sul comò. Sono cose molto molto strane. Nel senso, se queste cose accadono veramente, chissà qual è il significato o, diciamo, quello che ci vogliono far capire. Perché sicuramente, ragazzi, nel senso, oltre a noi ci devono essere per forza altre, diciamo, entità, ok? Non possiamo essere gli unici nel mondo e nella terra a vivere. È impossibile. Ci sarà per forza qualcun altro con noi. Che magari la cosa del fatto che l'anima di quella persona rimanga. Sono tante cose, ok? Non è così semplice da spiegare in un discorso o in un video così, ok? Però una roba del genere
genere, ammetto che anche a me avrebbe fatto tanta paura. Ma ti dico la verità, non è che mi avrebbe fatto paura solamente se fossi stata piccola, ma mi farebbe paura anche se mi accadesse una roba del genere adesso, ok? Cioè proprio mi farebbe veramente paura. Quindi posso immaginare la tua paura e anch'io come te non sarei mai più entrata in quella stanza. Quindi sì, brutta, brutta storia, veramente brutta storia. Allora, Tommaso ci scrive: ho 29 anni, giorni fa è morto mio nonno, condoglianze Tommaso, mi dispiace, e mi è successa una cosa inquietantissima. Andando a casa sua per sistemare delle cose, trovai un vecchio giornale della data 17 gennaio, il giorno del mio compleanno. Il primo titolo era: ora è il tuo turno. Madonna mia, spero che ti sei grattato veramente, come dire, le palline da bowling, perché veramente c'è, cioè, una roba del genere, ammetto che è abbastanza inquietante, nel senso non è che si può definire un evento paranormale o strano, anche se potrebbe essere anche in un certo senso, però ammetto che sì, lì per lì mi farebbe, ammetto, cagare addosso, posso essere sincera, anche perché comunque sei anche una persona grande, voglio dire, quindi sono sicura che ti sarai spaventato ugualmente. Stai tranquillo, non ti fare venire strane paranoie o pippe mentali, insomma tutto bene, ok? Fammi piuttosto fatti sentire su Instagram, dimmi che è tutto a posto, così anch'io so serena, perché ti ho sulla, se no ti ho sulla coscienza, e poi mi incazzo come una iena, quindi dimmi su Instagram che va tutto bene. Per favore. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, io spero che vi sia piaciuto, ammetto che ho letto diversi messaggi molto 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 strani, di cose veramente un po', come dire, un po' ambigue, un po' paurose, che magari a leggere ovviamente non è che mi possano trasmettere paura, però se mi fossi trovata magari in alcune situazioni di alcuni messaggi vostri che ho letto, ammetto che anch'io mi sarei veramente spaventata a morte, anche perché anche a me, diciamo che in passato soprattutto mi sono accadute, diciamo, degli eventi un po' particolari, che magari se dovesse farvi piacere potrei magari raccontarvi qualcosa in un prossimo video, dove magari sono io a raccontarvi cosa mi è accaduto. Se volete un video del genere fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che almeno mi organizzo e ve lo preparo. Intanto ragazzi vi ricordo che se anche voi volete partecipare a un mio prossimo video, non dovete fare altro che seguirmi su Instagram, molto molto importante, trovate il link del mio profilo Instagram qui sotto in descrizione. Inoltre vi trovate anche in live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle ore 18 in poi, trovate il link del mio canale Viola qui sotto sempre in descrizione, proprio come il mio profilo Instagram. Quindi ragazzuoli, io ringrazio i ragazzi e le ragazze che mi hanno scritto, mi avete scritto in realtà in tantissimi, ma purtroppo non posso mettervi tutti quanti nel video, sennò sarebbe un video di un'ora e mezza, però sicuramente ricontinueremo questa serie, quindi ragazzi preparatevi perché la prossima volta parteciperete nuovamente a questo tipologia di video, quindi preparatevi mi raccomando sul mio profilo Instagram, importantissimo. Se non l'avete ancora fatto ragazzoli, mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci becchiamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra grande miss è tutto, bella a tutti ragazzi.